Oggi, venerdì 16 novembre, in prima serata su Rai 1, va in onda il nono e penultimo appuntamento di Tale Quale Show, il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy che, ogni settimana, riporta in TV i mostri sacri della musica italiana e internazionale, ma anche gli artisti dell'ultima generazione dando vita ad una serata ricca di musica e divertimento. I concorrenti. Dopo la gara vinta da Antonio Mezzancella, è iniziato il torneo di Tale e Quale Show 2018 per eleggere il campione scegliendolo tra i migliori concorrenti della scorsa e della nuova stagione. Le esibizioni. I 12 concorrenti del torneo di Tale e Quale Show 2018 si esibiscono rigorosamente dal vivo portando in scena artisti molto diversi tra loro. Nella penultima puntata di Tale e Quale Show 2018 vedremo le seguenti esibizioni: Andrea Agresti indosserà i panni di Paola Anka, Valeria Altobelli si trasformerà in Elisa, Federico Angelucci sarà Robbie Williams, Filippo Biscilia diventerà Michele Zarrillo, Roberta Bonanno si trasformerà in Ivana Spagna, Massimo Di Cataldo sarà Paolo Vallesi, Alessandra Drusiani imiterà Antonella Ruggero. Vladimir Luxuria assumerà le sembianze di Boy George, Alessia Macari diventerà Shakira, Antonio Mezzancella sarà Mika, Annalisa Minetti dovrà vedersela con l'imitazione di Alice mentre Giovanni Vernia sarà Jim Carrey The Mask. La classifica. Dopo le prime due puntate del torneo di Tale e Quale Show 2018. Al primo posto della classifica provvisoria c'è Federico Angelucci che ha vinto la scorsa puntata con una straordinaria imitazione di Laisa Minelli. Alle sue spalle ci sono Antonio Mezzancella e Andrea Agresti. Questa sera, i 12 concorrenti dovranno giocarsi le ultime chance per conquistare il maggior numero di punti per poter sperare di poter vincere il titolo campione di Tale e Quale Show 2018. Al termine di tutte le esibizioni, i giudici stileranno una classifica personale. La somma di tutti i voti darà vita alla nuova classifica provvisoria in vista dell'ultima puntata al termine della quale sarà eletto il vincitore assoluto. La giuria. Protagonisti dello show condotto da Carlo Conti sono anche i giudici che, al termine di ogni esibizione, esprimono la propria opinione. A giudicare i 12 concorrenti sono tre giudici fissi a cui, ogni settimana, si aggiunge un ospite speciale che assume i panni di giudice speciale. Questa sera, accanto a Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ci sarà Antonella Clerici che torna a vestire i panni di giudice per la seconda volta in quest'ottava stagione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.